Madonna ragazzi, se sto male, voi non avete un'idea. Ciao a tutti comunque, buona domenica. Allora, io non dovevo fare questo video perché sto male. Mica stanotte non ho chiuso occhio. Non so nemmeno se riuscirò a fare il sub day oggi. Spero di sì, se lo farò sarà di sera, dalle 8 in poi. Sto un po' malino, però non posso lasciarvi senza video, quindi mi sacrifico per voi. Allora, ragazzi, perché sono andata lì? Boh, perché ieri stavo guardando uno streaming e ho visto una Thalia che ha spaccato il mondo, ha carriato da sola. E allora mi sono ricordato, mica, ma io ho sempre voluto impararlo questo champion, solo che diciamo che non è proprio il mio genere. Ed è molto difficile, ha uno skill cap molto alto. Cioè, ha tanti danni, ma ha uno skill cap molto alto. Quindi questo sarà un video in cui tenterò di impararla, tenterò di masterare, cioè di capire come funziona, come poterla sfruttare. Il modo migliore per sfruttarla, ovviamente, era un mare perennemente, perché questo è un champion che può carriare, deve carriare, altrimenti mi sa che è abbastanza useless. Ed è meccanicamente parecchio difficilino. Meccanicamente parecchio difficile, ma siamo contro un Ezreal. Un Ezreal AP, mi sa. Yes, siamo contro un Ezreal AP. Allora, se ho ben capito, i primi livelli non dovrebbe essere questa gran cosa, perché finché non abbiamo il livello 3 non riusciamo a fare la combo. Mi sembra anche stupido iniziare a tirare le Q, to be honest, perché sì, la Q fa male, presa tutta tutta tutta, però ti crea delle zone sotto i piedi, ti crea delle zone sotto in cui poi sei più veloce, però non puoi più utilizzarla al massimo potenziale. Cioè, la Q di Thalia tira 5 scariche di pietre che fanno danno 5 volte, letteralmente. Quando invece stai nella sua area, vedete, non è così facile, fa male. Vedete, quando siete in quest'area siamo più veloci, però di pietre poi ne tira una soltanto. Guardate, fa così. Hop! E basta. Costa meno di mana, costa meno anche di cooldown. Ora provo a fare la combo. Però sono qua dentro. Vediamo un po'. Giustamente non ce l'ho fatta. Ah, però lui è stupido che mi sta attaccando in mezzo a tutta la di meno. È molto difficile la sua combo. Cioè, raga, è la prima volta che la gioco. No, sarà la seconda, dai, sarà la seconda. È molto difficile la sua combo, devo capirla. Devo capirla anche perché c'è da cliccare una serie di tasti in successione. C'è da cliccare una serie di tasti in successione. Prima la W, poi la E, poi la Q, ma molto veloce. Cioè, bisogna proprio farla velocissima sta roba. Cioè, non è semplice, proprio per niente. Ah, vedete che non è per niente. Orco 2, non è per niente facile, ma proprio per niente. Non è per niente facile. Potrebbe gankarmi ogni momento. Potrebbe lui all'ignite. No, il barrier. Non voglio recallare, però mi sa che mi tocca. Ok, allora. Più o meno ce l'ho fatta, solo che ero dentro la zona. Ero dentro la mia stessa zona della Q. Vaffanculo Lee Sin di merda. Ero dentro la mia stessa zona della Q e quindi non gli ho tirato tutte le pietre. Mannaggia a me. Vabbè che c'è il barrier, comunque. Mamma mia, sto male, ma proprio male male. Allora, ho visto dei video di pro player che la giocano. Sì, ragazzi, anche io guardo i video della gente quando non so. Non so come funziona. No, non so come funziona. Quando voglio imparare un champion molto difficile, Thalia è molto difficile. Allora, ho visto un po' di pro player coreani che scarriavano le partite manco fossero delle divinità, che si mettevano il morello. Si mettevano il morello, poi andavano di. Ecco, questo è praticamente quello che dovrei fare ad Ezreal. Si mettevano il morello. Poi, se erano contro gente AP, si mettevano semplicemente prima il libricino, quello che sto andando a buildare io, quello che vi ridà l'AP quando livellate, spero che abbiate capito qual è, non mi ricordo come si chiama il nome. Boh, capitolo perduto dovrebbe essere. E poi, subito dopo quello, si fanno le scarpe, se possono, e soprattutto, ripeto, se sono contro degli AP, come magari Ezreal, si mettono solamente il Null Magic Mantle, che sarebbe
quell'oggetto di resistenza magica da 450. Uno solo, solo quello, se non se lo chiudono poi, non so perché, cioè, penso di intuire perché, perché comunque ci ritroviamo ad avere tipo 60 di AP, sì, di AP, 60 di resistenza magica che fanno comodino, diciamo. Ok, sì, più o meno è così, La combo è questa. Cioè, no, no, perché non ho tirato la Q. Però, più o meno è così. Abbiamo pushato la wave, vediamo se riusciamo ad andare bot lane. Appena abbiamo la R, bisogna fare qualcosa. Però io sono morto. Il problema è che io sono morto, cioè ci posso provare. Ci posso provare, ma no. Ma proprio no. Non posso farci niente perché purtroppo, vedete, la wave pusha. In solo Q al mio elo non è che sia questa gran forza mi salta via perché vedo sbagliato di nuovo. È difficile prendere la W. La W è difficile, a parte che ha dei cooldown veramente alti all'inizio. È difficile, raga, è difficile. È davvero difficile. Però le wave le clear che è un piacere, guardate, fate così. Wow, no, purtroppo sono dentro la mia area, devo imparare a creare le aree a più o meno a lateralmente. Beh, ora vado via perché. Però sto farmando bene, 53 a 7 minuti. Cioè, bene, più o meno. TP. Non è malaccio. Ora, facciamo come ho visto. Facciamo così. Poi facciamo null, Magic Mantle. Vengo a prendere il blu e poi vediamo se riesco a gankare qualcuno. Mamma mia, il mio raffreddore deve essere orribile da sentire. Allora, si fa così. Si fa così. Sì, vedete, lei non l'ho presa. Lei non l'ho presa perché. Lei non l'ho presa perché bisogna fare veloce con i tasti. Oh cazzo, andiamo botlane. Proviamo a vedere se riesco ad andare botlane. La ulti quanto è lunga? Mi fa male sta cosa. Ok, devo riuscire a vincere. Ok. Però ora non ho vita per andare giù. Oh. Ma vabbè, non ci vuole. Ecco. Ok. Già iniziamo a fare cagate, eh. Già iniziamo a fare cagate. Però questa ci muore. Perfetto. Ah! Madonna, raga, è difficile. Voi non avete idea. È stra difficile. Cioè, ora ho fatto kill solo perché potevo farmi triple kill, però vabbè. Adesso ho fatto kill solo perché me ne hanno servite così su piatto d'argento, visto che erano tutti morti. Però, madonna, se è difficile. È difficilissimo combare. Cioè, voi non avete idea. O forse sì, se la giocate, ma è difficile, raga. È difficile. Cioè, devo farmi un botto di esperienza. Allora, vediamo se riesco a fare la combo per. Allora, così. Già l'ho sbagliata. Devo farla nei primi minion. È un botto difficile, oh. Vaffanculo. È un botto difficile. Vabbè, tornami indietro. Mi sono fatto due kill. Tre kill. No. Sì, tre. No, sì, tre kill. Cioè, potevo farmi quadra kill. La ulti ho capito come funziona. Adesso ve la spiego. Allora, praticamente Talia fa partire questa striscia di rocce. Che lei cavalca. Se, può sia cavalcare che lasciare andare tranquilla senza di lei. Se cliccate due volte, se fate RR, la cavalca. Se cliccate una volta sola, la lascia partire. E blocca i nemici. Comunque, vabbè, poi decidete voi per cosa usarla. Mentre sta cavalcando quel serpentone di roccia, se voi cliccate a destra o a sinistra, così col cursore, per scendere, lei scende dal lato in cui ve la. In cui avete puntato il cursore e niente, scende, non è che c'è da dire molto altro. Ok, e scende. E io non so perché sono sceso a fanculo, cioè sono sceso dalla parte contraria. Spiegatemi il perché, hello? Perché io sono sceso da a fanculo qua? Vabbè che non avevo bisogno di DC, però. Oh, finalmente ho fatto una cazzo di combo. E io ho tanto metà vita, giustamente. Sono riuscito a fare una cazzo di combo. Adesso io pusho in fretta qua. Pum, prima i caster. Poi così. E vediamo se riusciamo a gankare bot. Bisogna fare tutto sempre così, ragazzi. Sempre così. Vedete, Talia.
Ogni volta che sta vicino a dei muri, prende questa passiva che cavalca le pietruzzole. Però qua c'è Nautilus. Che palle. Guardano bene giù. Vabbè, me ne vado. Tanto che se ne è top. Non avevo niente da fare, per quello ero matto. A tribe without tradition is a Aia. flock without a shepherd. Ok. Bisogna sempre ricordarsi. What the fuck? E me ne vado, via, bye bye. Ok, si può usare anche per fare sta cosa, eh. Si può usare anche per fare sta cosa la ult tuttavia. Si può usare anche come escape. Ricordatevi poi di toglierlo il muro, eh. Ricordatevi di togliere il muro cliccando il tasto, perché altrimenti rimane, cioè, rimane lì e magari può dar fastidio ai compagni. Tipo Jarvan. Letteralmente tipo Jarvan. Peccato però, ha un alto cooldown, 144, è tanto 144. Aspetta che diamo l'SS. Dicevo, è tanto 144 come cooldown iniziale. Però ci sta perché è una spec che comunque ti fa il game, cioè ti fa la lane. Cioè se la usate sempre bot, che alla fine che alla fine è quella che carria, state sicuri che il game lo porta a casa. Infatti è proprio quello che io volevo fare, cioè difficilmente si ganka top, a meno che proprio non è una free kill. Arrivo, 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 arrivo. Allora, vediamo se riesco a far qualcosa. Purtroppo sono senza ulti. Wow. Ok, in teoria devo... Vabbè, ho fatto bene a tirarlo. Ho fatto bene a tirarlo verso il di là. Perché comunque lui non deve scappare. Quindi ho fatto abbastanza bene. Vedete, dovete essere onnipresenti. Com'è che hanno vinto anche senza di me, eh? Dovete essere onnipresenti nella mappa, per forza. Perché così vincete con lei. Vincete così con lei. Boom, 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 boom. Oh, perfetto. Io, se mi dai il blu, sono felice. Sono felice. Ma prima tiro la wave. Allora, facciamo così. Ok. Scusate, no, sto malissimo. Cioè, non è che sto morendo, Però, boh, avere il raffreddore e il mal di gola assieme mi sta troppo sul cazzo. Non sento i sapori, quando deglutisco mi fa male, insomma, non... roba brutta. Vedete, è difficile, cioè, non è facile. Non è per niente facile. Allora, lì è wardato. Ok. Voglio usare la ulti. Stavolta voglio usare la ulti. Però ce l'ho in 14 secondi. Allora, la mia ulti è lunga così. La mia ulti è lunga così. Togliamo la wave. E adesso proviamo ad andare botte. Cioè, proviamoci, proviamo, eh. Il problema è che sono sempre pushati, miei. Sono sempre pushati. Ah, peccato. Peccato che mi hanno fatto il chain CC. Però, vedete, Oz. Allora, qua mi sono preso anche l'ulti di Ezreal, eh. Facendo questa ulti, che era buona, ho zonato Vayne, che non poteva venire ad attaccarmi. E ho zonato Nautilus, però mi hanno fatto un chain CC e ci sono morto come un pollo. Però... not bad, not bad, not bad. Not bad, to be honest, not bad. Potevo farlo meglio, eh. Considerate che comunque sono nabbo questo champion. Allora, come secondo item ho visto che è molto buona la maschera. Perché comunque mi dà Magic Pen flat, che è tanta roba. Flat vuol dire che ve la dà subito, che non è percentuale. E soprattutto la sua passiva è tanta. La sua passiva è tanta. E poi comunque, cioè, vi dà anche un bel po' di HP. No, non è male. È molto buona la maschera. Molto buona la maschera. Molto buona. Pum, 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 pum. Ok. Adesso la ulti è più lunga. Ok. Andiamo top stavolta. Vedete, bisogna sapere un mare.
Bisogna sempre un mare, sempre un mare, sempre un mare. Dove sta? Lì sì. Allora, qua c'ero, eh. Attenzione perché c'ero, eh. Cioè c'ero con la... C'ero con la W e con la Q. Se non jumpava l'avrei preso. Peccato. All'acchi. Faccio così, va. Bum 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 bum. Hopla. Andiamo di nuovo botre. Andiamo da... ad aiutare Riven. Dovremmo in teoria killarli, si dice. Sempre se non è World Art. Mica, si vede che Nautilus ha una FIFA di me. Perché io rombo sempre, giustamente. Guarda, va come vanno indietro! L'ho presa. Va che danni, raga. Va che danni. Va che danni. Perfetto, perfetto. Vedete? È OP. Cioè, l'ho presa, l'ho presa. Cioè, se voi prendete con sta cazzo di spell, cioè con la W e la E, fate un degenero. Proprio un degenero. E lei era invisibile, però... Ma che cazzo fa? Era invisibile, però l'ho vista dalla figurina dell'animazione. Che cazzo? What the fuck? Vaffanculo. No, Timo, no. Vai via. Va bene, 120 thread. Sto un po' calando di farm, però... Però sto più o meno capendo come funziona. Bisogna allenarsi. Cioè, se ci si allena, secondo me questo champion può carriare. A basso elo soprattutto. Vabbè, a basso elo soprattutto magari no. Però può carriare. Sapete che mi sa che anche mi serve invece del trinket blu. Invece del trinket blu sarebbe meglio mettersi il rosso per sapere. Per togliere le ward mentre si roma. Boh, non lo so. Secondo me ci sta, eh. Ok, così bisogna fare. Ora questi muoiono da soli. Ah, che palle, mi fa usare il mana. Allora, la ultima ora è lunga così. Vediamo se riesco a chiuderli. Li chiudo in questo modo. Oh. I miei compagni dove sono andati, ragazzi? Non ho visto bene. Cioè, ho fatto così. Però non ho guardato qua, poi. My bad. Oh mio Dio, che brutto. Non ho guardato. Però pensavo fossero dietro i miei. Invece mi sa che non lo erano. Cioè, perché ho fatto così e poi mi sono trovato da solo nel nulla. Qui dovevo togliermi il muro comunque, perché mi sono incastrato da solo. Vabbè, ci sta qualche errorino. Ci sta, devo capire come funziona. Cioè, devo guardare più che altro, devo guardare molto la minimappa, capire dove sono i miei quando faccio sta roba, altrimenti non posso farlo. Allora, andiamo qua. Che palle che sto farmando poco, però. È perché, boh, adesso vedete, è un Aram, quindi... Iniziano a non prendere... Cioè, iniziano a stilarmi il farm. Ora richiedo, non stilatemelo più perché. Ok. Ho fatto il Mountain Drake. Va bene, andiamo mid lane. Qua mettiamo la pink. Infatti guarda cosa c'è. Vabbè, ma ormai è tuo team. No, ho messo qualcosa. Non so solo che vado sia top lane da solo. Cioè ci sta a splittare così, però... Non la prenderò mai, raga. Vabbè. C'era Timo invisibile, che figlio di puttana. Che figlio di puttana, era l'invisibile, che cazzo lo sapevo. Era impossibile saperlo. Comunque, per l'occasione farò così. Assolutamente. Ma... Trash, però se grabbi Nautilus, grabbalo.
È dritto, eh? Cioè, è dritto. Ah, vabbè, in questo caso si poteva anche non grabbare. Ora sì, però. Non so dire che è più bad. Non so dire che è più bad, to be honest. Se Riven o Thresh, però vabbè. Non posso tippare, cioè, non ho nulla. Nessuna parte devo tippare. Qua, perché ora sta arrivando Timo. Vaffanculo, topo di merda. Morisci male. Mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo, raga. Malissimo. Un po' grossarello il Timo, eh. Però ho il suo double buff. Ho il suo double buff. Wow. Torna qui. Nice. Wow, raga, bellissima questa. Bellissima questa. Bellissima questa. Questa è stata veramente bella da vedere. Questa è stata veramente bella da vedere. Bravo anche Thresh. Raga, continuiamo. Let's continue. Se la grabba è morto. Ok, boh, apposta, apposta, andiamo via. Ok, io ho la mascherina, eh. Perfetto. Io ho la mascherina. E dopo la maschera, beh, adesso qualcosa mi faccio qualcosa di situazionale. Qua ci sarà bene un Banshee, perché lui mi prende, lui mi può kickare. Beh, sì. Ci sarebbe bene un Banshee. I consigliati dicono Relay. Relay ci sta come cosa. Mettiamo la Banshee, che ho già questo, dai. Mettiamo la Banshee. La Banshee è molto buona. Comunque Timo fa parecchi danni AP. Timo fa parecchi danni AP. Ambulanza, come al solito. No, no. Ed una volta che siamo comunque arrivati. It's my fault, lo stiamo. Questo non se l'aveva mai fatto nessuno, sa. Una volta che siamo arrivati a questa fase del game, la ulti, cioè non dico che non serve più come prima, però un po' perde di efficacia. Fatti prendere. Perfetto. Qua non ho voluto ultare perché tanto c'era dietro c'era dietro cosa, quindi ecco, vabbè, ce la farà. Barbaboom. Ok, mid che fanno? Mid ci muoiono, non posso andare ad aiutarli, sono troppo lontano. Questo ci muore da solo? Ok, ero troppo lontano per andare ad aiutarli. Qua c'è una ward, me ne devo andare. Aia. 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 Ecco cosa mi serve anche la Banshee. Nulla. Posso metterla? No, 1700. Allora, ci facciamo i golem. Che dovrebbero darmi tipo 200 gold. Naughty items. Che danni, raga. E danni. Pom, 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 pom. Ok, ma ha dato 200 gold. Vorrei anche gli altri. No, ma non posso uccidere nessuno. Non l'ammazzo, Vayne. È troppo mobile. Non sono ancora confident per poterla. Per poterla killare. Quindi, nope. Ma posso fare così. Aha. 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 Intanto il team nemico si stanno flammando pesante. Io ho una discreta quantità di minion, non molti, perché vabbè, mi sono concentrato più che altro a tentare di capire sto champion, più che a farmare. Vediamo se riesco. Ok, aia. Perfetto. Non è stato proprio pulito, ma.
Oddio i danni! Madonna, raga i danni. Raga i danni. Che danni incredibili. Cioè, i danni sono qualcosa di incredibile davvero. I danni sono incredibili. Nautilus è un tank, cioè. Non è che... Ah no! Ah no, ok. Nautilus non è un tank. Ops, pensavo che mi usasse la Q. Ok, ecco perché l'ho sciolto. Che cazzo è? Ma cosa si sta buildando? What the fuck? No, oddio! Cioè, sapete che se io non avessi avuto il cosino, ci sarei morto malissimo lì? Perché il trinket rosso non solo fa vedere le cose nascoste, ma le disabilita. Perché altrimenti io sarei scoppiato dal cubo di tiro. E lui avrebbe riso nella mia tomba. Meno male che avevo quel coso, cioè. Contro team è un'arma potentissima. Ah, dai, facciamoci il Void Staff, dai. Così arriviamo a tipo 350 di AP. Abbiamo sia penetrazione flat che percentuale. Anche se loro non hanno resistenza magica, c'è solo questo. C'è solo questo, quindi non è che ne abbia troppo bisogno, però. Ho il TP. Ho il TP e lo userò. Ho il TP e lo userò. Forse un po' sprecato. Niente. Non è facile. Ok. Vedete, perché qua, sì, finché sono nelle mie aree non riesco poi a tirare. Non riesco poi a tirare più Q. E ancora non ho ben in mente le aree in cui sto. Non so se la killo, eh. Aia. Ok, ora di andarmene. BGVP, VP bot. Perfetto, ce ne andiamo. Il game è praticamente finito, ragazzi. Il game è praticamente finito. Oh, è andato meglio di quanto sperassi. 10-3-6. Non ho stompato, però ho fatto quello che dovrebbe fare Natalia. Camperare botlane e far andare avanti la botlane. 9-1-9. Direi che questo è il miglior modo per carriare oggigiorno. Questo è il miglior modo per carriare oggigiorno. Mandare avanti la botte. LOL. It's time for a backdoor. Mandare avanti la botlane è il miglior modo per carriare. Assolutamente. Cioè, se siete imprimiti con quello di carry, bravo, ancora meglio. Prendete Talia. Lo camperate. Peccato che non ha ulti, se no finivo il game. Se avuto ulti, finivo il game. Allora, vediamo un po' se cosa c'è qua. Vediamo un po' cosa c'è qua. E là là, funghitivo a volontà. Li togliamo tutti immantinente. A posto. Why they deafing? Boh, perché è domenica non ci sono persone. That's one down. Pum 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 pum. Nexus a 1800. 1800 non è fattibile da tirare giù da solo. No, non ho la Leech Bane. Hai seguito la Leech Bane? Ci avrei voluto provare. Ah, troppo mobili questi tizi, eh. Ho fatto malissimo. Vabbè, qua andiamo di faccia proprio così. Leggete. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo game, anche da malato. Non so se farò il sub day oggi, però ve lo farò sapere. Ciao!